tribunale c'era un appuntamento che riguardava Calcio Catania e Servizi, e lascio subito la parola a lei, avvocato, per raccontarci quello che è accaduto. Oggi si teneva un'udienza che è stata l'ultima e che ha definito il giudizio d'urgenza cautelare pendente promosso dalla curatela della Calcio Catania Servizi, la società che gestiva Torre del Grifo e, come tutti sappiamo, è fallita, avendo ad oggetto l'istanza di sequestro conservativo promossa dalla stessa curatela in danno del Catania Calcio, che era la controllante al 100% della stessa Catania Servizi e degli amministratori che si sono succeduti in carica sul loro patrimonio, sempre il sequestro conservativo. Il giudice si è riservato di decidere, il giudizio è finito, quindi la causa in termini banali è terminata e attendiamo il provvedimento del magistrato, che potrà essere di concessione del sequestro conservativo nei confronti del Catania e dei singoli amministratori o dei singoli amministratori o di esclusione del Catania, insomma le opzioni sono facilmente intuibili, oppure di rigetto integrale della domanda di sequestro conservativo della curatela della Catania. Precede una tua eventuale domanda, io prevedo che questo provvedimento può essere speso, cioè posto in essere entro questa settimana o tutt'al più nell'arco di 10 di ore. Sì, vedremo quando arriverà appunto la risposta a questo punto relativamente a questa vicenda. Avvocato, sono state ore molto tribolate e frenetiche, anche perché si è cominciato a parlare di questo nuovo interessamento, di questa trattativa lampo per andare ad immettere dei soldi fondamentali per andare a pagare gli stipendi, altre spettanze, per cercare di superare questo scoglio della messa in mora, anche in prospettiva, probabilmente soprattutto in prospettiva del 16 novembre, quando ci sarà questa udienza fallimentare per la richiesta appunto da parte della Procura della Repubblica. Anche qui ti chiedo un giudizio al volo e poi ti faccio fare un paio di domande da Salvo Giuffrida. Ma guarda Gianluca, fare previsioni è davvero complicato. Se poi, tra l'altro, gli operatori di diritto, io sono un semplice e banale avvocato, pone in essere dei rilievi critici o dei dubbi su alcuni passaggi anche consumati nelle ultime ore, sembra che vogliamo il male del Catania o remiamo contro. Quindi a questo punto aspettiamo i fatti, c'è un'udienza, ci sono delle richieste precise poste in essere dalla sezione fallimentare del Tribunale di Catania su istanza della Procura della Repubblica. Io mi limito a sottolineare dei dati oggettivi: la insolvenza, cioè la incapacità strutturale di far fronte poi ai propri debiti, alle proprie obbligazioni contrattuali da parte del Catania Calcio, è stata relazionata, quindi viene dall'interno, dal collegio sindacale del Catania alla Procura della Repubblica, la quale aveva poi l'obbligo, non la facoltà, di promuovere, accertata l'insolvenza manifestata dal collegio sindacale del Catania della società rossazzurra, di promuovere l'istanza di fallimento. Questi sono, voglio dire, questa è cronaca che poi i giornalisti poi ci insegnano. Sono i dati, voglio dire, elementi oggettivi e non soggettivi di valutazione. Io vorrei nel mio discorso astrarre quello che sono le mie valutazioni, che rimangono del tutto, come dire, angolari e soggettive. Oggettivamente, per dimostrare una non insolvenza e quindi contrastare la richiesta di fallimento, occorre ricapitalizzare, che è un concetto molto diverso da quello che ho letto nelle ultime ore di sponsorizzazione. Questo è anche un altro elemento oggettivo, poi lascio a voi valutazioni e deduzioni. Il dottor Regolo, che è uno dei magistrati più noti, prestigiosi e riconosciuti in termini di competenza nel ramo societario, ha posto in essere determinate richieste fatte proprio dal tribunale, e queste richieste dovranno essere osservate e, come dire, contrastate sotto un profilo costruttivo dal Catania e per esso dalla propria controllante Sigi. Ci auguriamo per il bene del Catania che così possa essere.
quello che avverrà lo scopriremo vivendo, per dirlo alla Battisti. Sì, è assolutamente così. Io intanto lo ringrazio già, l'avvocato Ravisarda. Domande da parte del collega Salvo Giuffrida per l'avvocato Giuseppe Ravisarda. Avvocato, intanto buonasera. Buonasera, Salvo. Senta, io ho due domande proprio tecniche che riguardano il provvedimento della curatela fallimentare, appunto sulla richiesta del sequestro conservativo. Ma la decisione che prenderà la dottoressa Greco è appellabile? È reclamabile, sì, entro 15 giorni dalla sua comunicazione. Perfetto. E poi che tempi ci sarebbero per l'attesa della risposta di un eventuale appello? Qualunque provvedimento cautelare, perché la richiesta di sequestro conservativo è una misura cautelare, quindi ha le caratteristiche di un provvedimento di urgenza, fa parte della famiglia dei provvedimenti d'urgenza. Sono tutti reclamabili al collegio, quindi non più a un singolo giudice, ma al collegio composto da 3 magistrati della stessa sezione, quindi nel caso in specie della 4ª sezione. E i tempi non sono rapidi, Salvo, se calcolando, voglio dire, andiamo a naso per mia modesta, per quanto trentennale, esperienza professionale nel campo dei giudizi cautelari, io credo che un'udienza di eventuale reclamo ipotizzabile non si terrebbe prima dei primi mesi, insomma, dopo le festività natalizie del 2000, quindi nel 2022, ma non prima, non ci sarebbe di tempo. E un'altra domanda, avvocato, ma nel caso in cui malauguratamente venga accolta o in parte accolta la richiesta di sequestro conservativo e il Calcio Catania non c'ha liquidità, diciamo, bastevole per assorbire la somma richiesta, cosa succede? E anche qui saremmo di fronte. È chiaro che qualora venisse concessa la misura del sequestro conservativo, la curatela ha 30 giorni per porre in essere il provvedimento, cioè per renderlo esecutivo. Qualora non si trovassero i fondi sequestrati, tra virgolette, è chiaro che si aprirebbe nuovamente un'ipotesi di insolvenza e quindi di dichiarazione di fallimento del Catania. Grazie, avvocato. Io chiudo con un'ultima domanda. Io Gianluca, sì, se mi consenti, voglio precisare, certo, uno scanso di equivoci. Sì. Tu lo sai e lo sa anche Salvo Giuffrida, che è operatore attento. Quando parlo di questo io sono scevro dalla mia attività professionale, ma lo dico per inciso a scanso di equivoci. Io ero in tribunale e ho chiesto il rigetto della misura del sequestro conservativo. Voglio dire, questo nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, come ho letto qualcosa di distorto nei miei confronti già ieri, l'occasione, voglio dire, mi è propizia e vi ringrazio per sottolineare che professionalmente io sono stato impegnato a contrastare questa misura, non certo a fare il tifo affinché venisse concessa la misura di sequestro conservativo. Poi ho il massimo rispetto e il massimo riservo in ordine alle valutazioni che saranno poste in essere. No, ci mancherebbe. Giudiziaria, come giusto che sia. Hai fatto bene a specificarlo. Posso chiederti, spogliandoti dalle vesti di avvocato e vestendo quelle invece del tifoso, cosa pensi possa accadere da qui a qualche giorno? Ritieni che arriverà davvero qualche risposta determinante in ottica futura, oppure sarà un trascinamento che si porterà avanti ancora per un po'? Ma guarda, Gianluca, mentre mi fai la domanda sorrido, ma non certo per la domanda, che è seria. Mi riesce difficile spogliarmi in questo periodo delle mie vesti di legale, perché è davvero complicato approcciarsi al Catania in maniera gioiosa, come tutti ameremmo fare, anche voi giornalisti, immagino, perché la complessità dei problemi che involgono la società rossazzurra è tale che è molto complicato spogliarci di ciascuno di noi delle proprie vesti professionali.
Mi consenti, vorrei non rispondere a questa domanda proprio per non urtare la sensibilità e le aspettative, i sogni ultra legittimi dei tifosi. Ho visto che ho notato e ho il massimo rispetto della volontà delle persone di attaccarsi a qualunque speranza loro venga data, e probabilmente è giusto così, e proprio per questo è meglio fare un passo indietro, secondo me, aspettare gli eventi. Io, come Salvo, che mi conosce discretamente bene, anche in privato, ho le mie idee, però aspetto i fatti e mi auguro da tifoso che d'amblè, insomma, d'improvviso il Catania possa risolvere i suoi problemi. Certo, non cambiando i metodi d'approccio, visto le forme di comunicazione che fino ad oggi non hanno concluso, consentitemi, un cavolo a merenda, insomma, lascio a voi. Per avere dei risultati bisognerebbe fare autocritica e marcare delle forti discontinuità, anche con dichiarazioni roboanti che alimentano aspettative nella gente. Io sarei più pragmatico e, come ha ricordato bene il vostro collega Giovanni Finocchiaro, parlerei soltanto dopo aver ottenuto la firma degli investitori, non un secondo prima.